23 i gol messi a segno nel primo turno infrasettimanale. Riposa la Cireale, Reggio Calabria, Lamezia Terme, inserita tra i match da recuperare della terza giornata. Base al comando nel girone I, solitaria, e a punteggio pieno la Vibonese di Antonio Boucher. Un gol per tempo al Ragusa, che paga le palle inattive, la spizzata vincente di Baldan al quarto d'ora e nella ripresa in mischia il tocco vincente di Furina. Altra goleada, quella del Trapani al Mimmo Rende di Castrovillari. Apre le danze Mauro Bollino, poi sale in cattedra Andrea Cocco, autore di una doppietta, prima su punizione, poi di giustezza sul primo palo. Nei secondi 45 di gioco il Trapani cala la cinquina con Samaché e Cangemi. C'è gloria anche per il portiere Huikai, che neutralizza un calcio di rigore mantenendo inviolata la propria porta. Imbattuta la squadra di Alfio Torrisi, che domenica al provinciale di Trapani riceve la Vibonese per il piatto forte della quarta giornata. Punteggio tennistico nella vittoria del Siracusa sul campo della San Cataldese, ma storia nel match del Valentino Mazzola con gli Aretusei, che sul velluto vanno a segno nel primo tempo con Sena e Alma. Nella ripresa allungano il conto con Maggio ancora con Alma, Russotto e Limonelli. La rete della bandiera verde amaranto è ad opera di Zerbo. Siracusa, che a 7 punti occupa la seconda piazza, assieme a Licata, che al Saraceno di Ravanusa passa in vantaggio con il solito Mina Cori, ma deve fare i conti con il Canicattì, Coriascio e Maidomo, che agguanta il pari con Tedesco. Soffre un tempo, ma la distanza la spunta l'Acragas tra le mura amiche contro il Città di Sant'Agata. Nella ripresa vale 3 punti la rete del giovane, classe 2004, Andrea Di Mauro. Vince e convince il Real Casalnuovo, le reti di Bonavita e Pinna ipotecano il conto dopo un tempo. Altra rete di pregevole fattura, quella di Piga, per la Gioiese l'unica gioia, porta la firma di Baumwall Spinner. Senza reti la sfida tutta giallo-rossa tra Nuova Egea Virtus e San Luca. Chiudiamo allora la nostra ricca goal collection con il successo del Portici sul campo dell'Ocri. La doppietta di Maione decide il blitz dei campani, che firmano la prima vittoria stagionale. Prendiamo fiato, la Serie D ritorna nel weekend per le emozioni della quarta giornata. La nostra goal collection vi dà appuntamento a lunedì prossimo.